era più alto in chi aveva fatto tre dosi. Ed oggi la Guardia di Finanza festeggia i 248 anni. Nello Rega, Marco Aquilli, hanno intervistato il comandante generale Giuseppe Zaffarana. Vediamo. Negli ultimi anni avete anche aumentato la vostra presenza, la vostra attività in campo internazionale. Che cosa fate di concreto e di preciso? Siamo partiti dalla consapevolezza che gli illeciti economico-finanziari, soprattutto quelli su vasta scala, normalmente hanno una proiezione transnazionale che va oltre i confini fisici del nostro paese. E a partire dal 2001 progressivamente si è ampliato il numero. Abbiamo dislocato dei nostri ufficiali esperti presso le 26 più importanti per i nostri fini ambasciate che sono all'estero e forniscono questo un contributo prezioso nel contrasto ai grandi fenomeni di evasione fiscale internazionale in modo particolare, ma in generale nel contrasto alla criminalità economico-finanziaria. In questi 248 anni, che diciamo sono gli anni della vostra esistenza, della vostra Costituzione, vi siete dovuti comunque in qualche modo adeguare anche al ritmo della criminalità organizzata? La criminalità organizzata ha assunto delle forme di azione diverse rispetto al passato, tende ad occultarsi, a nascondere, ad evitare fatti rumorosi, punta molto sull'infiltrazione del sistema economico e lo fa attraverso delle reti di faccendieri e purtroppo di professionisti e imprenditori che magari sono più spregiudicati piuttosto che di pubblici funzionari infedeli. Il corpo cerca di valorizzare le proprie specificità professionali con particolare riguardo all'aggressione patrimoniale delle ricchezze, dei beni che queste organizzazioni hanno realizzato attraverso la loro attività criminosa. Il vostro 117, che è il numero diciamo, di, per chiamarvi, per avere un consiglio, per avere un aiuto, è sempre più frequentemente fatto dagli italiani. Questo significa che siete diventati un punto di riferimento molto molto importante. Sì, nel rapporto annuale che fa l'Istat, negli ultimi anni l'indice di gradimento della Guardia di Finanza tra la pubblica opinione è cresciuto in modo molto significativo e di questo naturalmente siamo contenti. Certamente la Guardia di Finanza ha saputo ben interpretare la sua nuova missione istituzionale così come è stata riconfigurata nel 2001, cioè un corpo non più soltanto di polizia tributaria ma di polizia economico-finanziaria a tutto tondo, cioè con attenzione sia alla parte delle entrate di bilancio dello Stato, che alla parte uscita di bilancio, quindi spesa pubblica, sia sull'altro grande tema che è la tutela circa il corretto funzionamento del mercato dei capitali, quindi il riciclaggio, e del mercato dei beni e dei servizi. Ieri sera al Maxi di Roma.